La chiesa è dedicata a San Matteo Apostolo ed è stata fondata nel 1200 dall'abate Odirisio II del monastero di San Giovanni in Venere. È una chiesa romanica che però presenta al suo interno due schiere di archi a sesto acuto, tipiche dello stile architettonico gotico. Questa ripartizione degli spazi prende il nome di pianta basilicale. Anche se in scala minore, essa riprende le forme e lo stile della vicina e più grande abbazia di San Giovanni in Venere. È interessante notare che la struttura poggia su delle antiche fosse granarie, dove era presente una cella dedicata alla Beata Vergine Maria e San Giovanni. I monaci decisero di sfruttare le mura già presenti per innalzare le colonne che sono ancora visibili all'interno dell'edificio. Le fosse granarie vennero riconvertite in ossario, cimitero, e svolsero questa funzione fino al 1800. Quindi, al di sotto della chiesa, si accumularono le salme per oltre 600 anni. Questo fu possibile grazie ad un sistema di compostaggio delle salme che ad oggi si potrebbe definire attualissimo. I gas sprigionati nel processo venivano dapprima smorzati con la carce viva e poi convogliati verso il tetto, in modo da garantire un graduale ricambio dell'ambiente, scongiurando anche pericoli di epidemie. In origine la chiesa era più piccola e di forma quadrata. Nella parte finale, più ad est, c'erano tre absidi che, in seguito ad un cedimento strutturale avvenuto agli inizi del 1800, andarono perduti. E la chiesa venne ristrutturata e ampliata, acquisendo l'aspetto con il quale si presenta oggi. Nel corso dei secoli sono state aggiunte tre cappelle laterali, la prima del 1400, la seconda del 1600 e la terza del 1800, che hanno contribuito a modificarne la struttura. La torre è contemporanea alla chiesa, quindi edificata nel 1200 ed è la seconda in ordine temporale delle tre torri che prima erano presenti a Rocca San Giovanni. Viene anche chiamata Torre di Sant'Angelo e costituiva la difesa più a sud della cinta muraria del castello. Alla fine del 1800 vennero fissate sulla sua sommità le campane ancora presenti oggi. Ma già dalla metà dello stesso secolo l'edificio diviene una torre civica, quando fu collocato l'orologio sulla facciata est. Il basamento molto largo che si vede oggi prende lo spazio che una volta occupavano le abitazioni addossate alla torre. Agli inizi del 1900, un architetto di Lanciano fece demolire queste case per creare una piazza più ampia e luminosa. Dunque il basamento in mattoni divenne necessario per scongiurare crolli strutturali. Lo stemma odierno di Rocca San Giovanni raffigura le tre torri sopra ad un ponte che le collega, ma i vecchi timbri rinvenuti riportano un'immagine leggermente diversa, dove il ponte è assente e le tre torri fanno parte di un unico castello. Le mura che possiamo ammirare oggi nella parte est del paese sono solo una piccola parte della vecchia cinta muraria roccolana. Tale tratto si è salvato perché si erge su un terreno particolarmente franoso, che ha indotto l'amministrazione comunale già da tanti anni ad intervenire per scongiurare crolli. Esse appartengono al periodo aragonese, quindi del 1450 circa, ed un'iscrizione riporta la data del primo restauro nel 1497. Su una pietra vi è una seconda iscrizione che testimonia un'altra opera di restauro risalente al 1683, da attribuire ai padri filippini di Roma. Quest'ultima più imponente in quanto interessò non solo le mura difensive, ma tutto il castello di Rocca, messo a dura prova dai frequenti saccheggi dei pirati.